Hanno una media di 58 anni i casi positivi di Lanciano, dove gli uomini sono quasi il doppio delle donne. Fa il punto della situazione in città il sindaco Mario Pupillo. 3 le vittime da Covid-19. Sono tutti uomini deceduti negli ultimi 10 giorni. Nicola Luciani, 86 anni, Antonio Velonà, 69 e Gabriele Granata, 82. Un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta per loro e per tutte le altre vittime dell'epidemia che in Abruzzo ha causato complessivamente al 31 marzo 115 decessi. Un minuto di raccoglimento che il presidente De Caro, presidente del Lancio, ha voluto invitare tutti i sindaci a voler osservare per ricordare e onorare i decessi che fino ad ora il Covid-19 ha determinato in Italia. È un momento di grande difficoltà, Lanciano ha avuto già 3 decessi e tutto questo disegna ancora un'attività importante del virus che va combattuta con una grande determinazione da parte dei cittadini rispettando le norme. Un ringraziamento ovviamente ai medici e agli infermieri che combattono in tutta Italia, ma io vorrei per vicinanza ovviamente ringraziare in particolare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori della sanità dell'ospedale Renzetti. Oggi ha riaperto anche il reparto di ortopedia, mentre sta per essere sanificato il reparto di medicina. Le notizie che arrivano di colleghi che sono stati colpiti sono buone, ci incoraggiano, sono in via di guarigione e questo per noi è una bellissima notizia. Proseguono intanto i controlli in città, la polizia municipale ne segue una cinquantina al giorno. Finora, dice Pupillo, non sono state elevate sanzioni, ma le verifiche sono ancora in corso. Voglio dire ai cittadini lancianesi di rispettare le norme. Abbiamo avuto anche qualche manifestazione così di nervosismo da parte di qualche cittadino, per la verità pochissimi, nei confronti dei controlli dei nostri vigili, della nostra polizia municipale. Cercate di corrispondere alle richieste, questo viene fatto esclusivamente a beneficio della comunità. Tutto quello che viene fatto in questa città, in tutte le città d'Italia, è per il bene dei nostri cittadini, per diminuire il contagio. I primi segnali positivi ci sono, ma non bisogna assolutamente pensare di aver superato questa crisi, anche perché nelle nostre regioni del sud e del centro questa ondata di pandemia arriva con un po' di ritardo.